In collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Gioco è Fatto, per parlare del calcio dilettanti partendo dalla Serie D Gironè fino alla promozione ai tre gironi, passando chiaramente dal focus sui due gironi del campionato d'eccellenza, il girone A e il girone B. Potete continuare a interagire con noi, allora vi ricordo nuovamente il numero che è il 331-1888-676. È sempre al suo posto Jessica Colai, ciao di nuovo, buonasera. Rieccoci, è sempre al suo posto anche Andrea Labbate. Inamovibile. Ciao Jessica, buonasera, ben ritrovati. Benvenuto a Giona Fedele, portiere dello Scandicci. Buonasera a tutti. E buonasera anche a Luca Lazzeri, presidente del Fucecchio. Buonasera, grazie dell'invito. Girone A, girone B, avremo la possibilità veramente di parlare di entrambi i gironi con dovizia di particolari. Però prima di addentrarci al campionato d'eccellenza, vediamo cosa è successo nel campionato di Serie D girone E con i risultati e la classifica. Ne sono successe di cose, vediamo. 0-0 tra Fulgence Foligno e Figline, Aquila Montevarchi di Viborgo 0-1, Fezzanese Livorno 1-2, Follonica Gavorrano San Giovannese 3-0, Ostia Mare Seravezza 2-3, San Donato Tavarnelle Orvietana 0-1, Siena che vince 1-0 contro il Flaminia Civita Castellana, 2-2 tra Sporting Trestina e Terranova Traiana e Grosseto Poggibonsi 1-2. In testa alla classifica abbiamo il Siena con 9 punti, seguono con 7 punti Seravezza, Livorno e Poggibonsi, chiudono la classifica con un punto Sporting Trestina, Aquila Montevarchi e Fezzanese e 0 punti invece per San Donato Tavarnelle. Anche qua come nel girone D, una squadra a punteggio pieno, il Siena che sta facendo veramente un avvio di campionato strepitoso, il Seravezza che si conferma nelle zone mobili della classifica, il Livorno che arrancando ma è lì, il Poggibonsi che ha fatto l'impresa del giorno, mentre è attardato il Grosseto. Sono questi i titoli, diciamo, della giornata, Andrea Labbate? Sì, sicuramente l'impresa del giorno, come ha detto te, è quella del Poggibonsi a Grosseto, che è lì davanti nelle classifiche. Sicuramente forse il Poggibonsi è la squadra che ci si aspettava meno, no? Che fosse lì fra le big del campionato, anche se ovviamente siamo solo alla terza giornata, quindi ancora la classifica è tutta da svilupparsi. È chiaro che il capitombolo del Grosseto in casa fa rumore, anche per le dichiarazioni a fine partita del direttore generale Filippo Vetrini, in cui ha detto chiaramente che la squadra ha fatto ridere e non è certo il miglior viatico, perché domenica prossima c'è il big match, c'è Livorno-Grosseto, il super derby, e quindi vedremo delle belle, perché se il Grosseto sbagliasse quella partita lì rischia davvero di avere subito un distacco importante dalla vetta. Andiamoci a vedere tutti i gol di questa terza giornata della regular season, così capiamo meglio cosa è successo. Pronti? Via! Evidentemente sì, perché va a vincere a Montevarchi per 1-0 grazie al gol realizzato al 25esimo da Nottoli. Eccolo qua al termine di questa azione molto elaborata, la rete per la formazione di Tommaso Bellazzini. Il Livorno in rimonta vince sul campo della Fezzanese per onor del vero il campo neutro di Seravezza. Questo è il gol di Bruccini della Fezzanese sull'errore macroscopico del portiere del Livorno. Livorno che però attacca, colpisce pali, traverse e riesce al minuto 71 a pareggiare grazie al gol di Dionisi al posto giusto nel momento giusto. E poi al minuto 86 la bella segnatura realizzata da Rossi. Rossetti, vince il Livorno e rimonta.
Finalmente, eccolo, il Follone Cagavurrano di Mister Magi che batte la San Giovannese per 2-0, si sblocca ad est il Super Bomber che riesce a segnare il gol del vantaggio al minuto 30, poi al 51esimo ancora l'ex attaccante del San Marino riesce a dare la stoccata vincente per il 2-0, arriva la terza rete per la formazione mineraria grazie al sigillo realizzato da Morgantini. È arrivato anche il Follone Cagavurrano. Buon punto in trasferta per quanto riguarda il Figline sul campo del Foligno, partita piena di emozioni ma non si sblocca, il Foligno ci prova ma anche la formazione del Figline è molto intraprendente in avanti ma la partita non si sblocca, è 0-0 a Foligno. Mamma mia che partita con l'Ostia Mare avanti di due reti che si fa rimontare dalla Seravezza di mister Lucio Brando, il vantaggio di Qualì per quanto riguarda l'Ostia Mare, il raddoppio della formazione laziale con Senesi e poi arriva la rimonta clamorosa del Seravezza con la formazione di Brando che accorcia con Bellini, poi segna sempre e soltanto lui, e vale a dire il Condor Benedetti, eccolo qua che sul filo il fuorigioco, forse anche il fuorigioco, ma non lo sapremo mai, sapremo invece che è il gol del 2-2. E allora arriva la terza rete per quanto riguarda il Seravezza al minuto 61, il gol di Menchi su gentile concessione del portiere dell'Ostia Mare. L'Odietana vince sul campo del San Donato Tavardelle, sempre a 0 punti, il secondo gol consecutivo di Congiu, e tra l'altro in fotocopia, perché anche la scorsa settimana aveva segnato sul secondo palo. Salutiamo la capolista, questo Siena che fa sul serio con mister Magrini che gongola, il gol lo segna una delle bandiere, e che gol lo segna Galligani, eccolo qua, spacca la porta, è 1-0. Partita piena di gol, quella di Trestina tra lo Sporting Trestina e la Terranova Traiana, apre le marcature il Terranova con la rete realizzata da Arduini, eccola qua. Poi arriva il gol, anzi il gol di Dini, questo è il pareggio di Arduini, quindi il primo gol di Dini, il pareggio di Arduini che abbiamo visto in questo momento. Arriva poi il nuovo vantaggio per quanto riguarda il Terranova Traiano, lo realizza il capitano Sacconi al minuto 83, carta penna, segnatevi questo nome perché ha segnato Nuri, giocatore fortissimo. E poi la sorpresa del giorno, con il Poggibonsi di Calderini che vince a Grosseto per 2-1. Con il vantaggio, questo grandissimo gol realizzato da Vitiello che la incrocia alla perfezione. Arriva poi il raddoppio della formazione del Poggibonsi, c'è calcio di rigore netto solare, dal dischetto va Bellini, eccolo qua Bellini per la rete del 2-0. Al 67esimo poi il Grosseto prova a riaprirla, sempre sul calcio di rigore, nuovo fallo abbastanza solare, non ci sono dubbi. Dal dischetto va il capitano Cretella che realizza il 2-1, ma vince comunque il Poggibonsi. Insomma, diciamo che è un campionato ancora aperto a qualsiasi risultato. Fedele a vedere i tuoi colleghi che fanno questi interventi così avventurosi, che pensi? Che vanno cambiate le quote in Serie D? No, è un ruolo difficile e può capitare di sbagliare poi sulle quote, ognuno può avere la propria opinione. Ecco. No, io penso che debba giocare quelli che se lo meritano e che sia anacronistico Andrea Labate continuare a proporre questi scempi, che dici? Purtroppo alcuni giocatori non sono pronti, il fatto è che se si fa una riflessione più ampia le squadre di Serie D sono quasi 170, tre quote vuol dire 10 giocatori per squadra come minimo, fai i tuoi conti, sono 1700 giocatori e il calcio italiano è in grado in questo momento di proporre 1700 giocatori del 2004, 2005, del 2006 in grado di giocare in Serie D? La risposta è tutta lì.
Mi fa tutti i numeri, presidente, l'abate, vedi, mi mette in rispondere una volta perché Luca ama i numeri come me. Mi mette in confronto, mi confrontate. Manda ancora senso le quote in Serie D. Tra l'altro ci sono le elezioni dall'altra a breve. Con detto, noi avete già confermato. Però insomma penso che anche quello fatto quest'anno in promozione eccellenza lasci intendere a uno scivolamento verso poi comunque la sparizione. Anche perché, presidente, tu che sei nella stanza dei bottoni, no? C'è un discorso di risparmio economico, prendo le quote. Se si abbassa il livello degli ingaggi, di conseguenza si abbassa anche il monte ingaggi. Sì, magari ecco poi quando non ci saranno più gli obblighi della federazione, comunque penso che i ragazzi di 18 anni, 19 continueranno a giocare un po' in tutte le squadre, magari nelle squadre di vertice giocheranno quelle più brave, nelle squadre che non potranno avere 20-30 anni che si aspettano uno stipendio vero e proprio, faranno uso lo stesso di giovani, ecco. Assolutamente. Andiamo adesso a scegliere i gol belli della settimana, ovviamente del campionato di Serie D, vediamo quelli che abbiamo selezionato, via. Il primo gol che abbiamo selezionato è questo, lo realizza Sant'Arpia del Piacenza, tocco veramente vellutato, molto bello. Il secondo gol che abbiamo segnalato è questo, Alessandrini del Lentigione, vedete, fa il cost to cost, un'azione bellissima della formazione di Lentigione, eccolo qua il gol del vantaggio della formazione Lentigione, poi la partita finirà 1-1 con il Sasso Marconi. Terzo gol che abbiamo selezionato, Galligani del Siena, perché vedete è bravissimo e con il sinistro spacca la porta, questo è un gol davvero molto molto bello. E poi abbiamo segnalato anche questo gol di Vitiello, perché vedete il controllo è splendido e la conclusione è davvero fantastica. Dell'Abate chi scegliamo? Galligani perché mette giù un pallone complicato, fa un gran dribbling e un gran tiro sotto la traversa, quindi fa tre cose molto difficili secondo me. Fedele? Vitiello, perché in corsa non era facile da fuori aria. Presidente Lazio. Concordo con Andrea, mi è piaciuto Galligani. Quello di Galligani. Che tra l'altro ha dato la vittoria alla capolista e quindi insomma ha anche impreziosito il suo gol con questo aspetto particolarmente importante. Bene, adesso andiamo al campionato d'eccellenza Girone A e allora la nostra Jessica ci legge i risultati di classifica perché è un campionato davvero straordinario. Cuoio Pelli, Real Forte Querceta 1-2, 1-2 anche tra Frates Perignano e Certaldo, Massese Pro Livorno 0-2, 1-1 tra Mobilieri Ponsacco e Castelnuovo Garfagnana, 1-1 anche tra Ponte Bugianese e Sestese, Monte Esperto Licenaia 1-4, Sporting Cecina Camaiore 0-3 e 0-0 tra Viareggio e Fucecchio. In testa la classifica il Pro Livorno con 9 punti, seguono con 7 punti il Camaiore e la Sestese, chiudono invece la classifica con un punto il Ponte Bugianese e il Monte Spertoli, 0 punti invece per Cuoio Pelli. Allora, il secondo punto stagionale del Fucecchio arriva da Viareggio, quindi Presidente Lazzari, davvero un grandissimo risultato, possono partire le immagini di questo confronto, è un pareggio che vi soddisfa oppure a mente fredda avete anche potuto fare qualcosa di più? No, è un pareggio direi giustissimo. Su un campo caldo che sinceramente prima di giocarla ci avrei fatto non una ma 5 firme, quindi, e poi vedendo la partita se la vincevamo non avremmo rubato nulla, ma come loro la partita è stata veramente equilibrata con un paio di belle occasioni ciascuno, quindi mai più che in questo caso il risultato giusto, dai. Fucecchio ancora però manca la vittoria, 2 pareggi. Fucecchio manca la vittoria, sì, forse abbiamo raccolto qualcosina meno, specialmente la prima giornata a Cecina dove assolutamente non meritavamo di perdere, e anzi un rigore sbagliato da Sciapi che penso fosse, non so, 29 rigori che non sbagliava e altre occasioni, tante. Poi le ultime due, Perignano e Viareggio, 2 pareggi giusti, 0 gol subiti, 0 gol fatti, bisogna vedere... se si vuol guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché insomma
Che Viareggio hai visto, Presidente? Perché questa è una squadra costruita per vincere, tra l'altro il rinnovamento della società, lo stadio dei Pini in fase di ultimazione, insomma qua c'è un progetto di una società che vuole sicuramente tornare nelle categorie superiori, è una squadra attrezzata per vincere? Sicuramente a livello di ambiente, di struttura, insomma le immagini parlano da solo, no, non gli manca niente. E se è una squadra per vincere non lo so, ieri come noi contava diverse assenze, noi siamo andati un po' spuntati, senza Sciapi, Rigirozzo, loro comunque avevano tre o quattro assenze importanti, quindi direi valutiamolo dopo la decima. Secondo me sulla carta non me ne vorranno gli amici di Viareggio, ma ci sono un paio di squadre forse più attrezzate, poi dalla carta alla pratica c'è. E poi c'è il mercato di riparazioni che potrebbe cambiare ovviamente tutto. Andiamo a battere un gran punto, quello del Fucecchio, a Viareggio, in un clima davvero molto teso. È nato il presidente senza Sciapi e Rigirozzo, quindi insomma era una partita che chiaramente Fucecchio doveva assolutamente contenere gli avversari, perché pensare di poter ribattere colpo su colpo in fase realizzativa senza i due giocatori più importanti davanti sarebbe stato molto complicato. È arrivato un punto che sicuramente credo faccia classifica per la squadra di dell'Agnello. Fucecchio resta una delle squadre che può recitare il ruolo di outsider nel campionato, e il pareggio di ieri credo a Viareggio abbia confermato i valori di una squadra che può sicuramente divertirsi e divertire, credo, senza particolari obblighi da parte della società, obblighi di classifica. Non è una squadra che verrà coinvolta sicuramente nella lotta per non retrocedere, potrebbe comunque divertirsi e togliersi qualche soddisfazione durante l'anno. Vincere penso sia più difficile, perché abbiamo detto più volte ci sono almeno 4-5 squadre che partono dichiaratamente con l'obiettivo di vincere il campionato, e sono obiettivamente 4-5 squadre che hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Ma io fo una riflessione, una squadra che ha Sciapi quantomeno nella zona playoff ce la metto, sbaglio Presidente? Speriamo sia tutto. No, perché l'Abate ti ha inserito nella griglia, dice. L'Abate ha detto assolutamente non la vedremo fra quelle che lotta per salvarsi, che lotta per rimanere in categoria. Io però quando vedo insomma due attaccanti importanti, tra l'altro Sciapi, insomma, che adesso è tornato a casa, si è tranquillizzato. Insomma, il vostro obiettivo qual è? L'obiettivo è veramente quello di fare un campionato tranquillo. L'anno scorso non è stato per vari motivi tranquillissimo, quindi quest'anno avremo proprio voglia tutti di un'annata tranquilla e serena, non ritrovarsi a lottare per salvarsi all'ultima giornata, e magari se riusciamo ad andare ai playoff ben venga, se non ci andiamo e comunque facciamo un buon campionato siamo contenti lo stesso, insomma la verità. Per la vittoria finale ovviamente c'è il Viareggio, c'è il Cammaiore, ma c'è anche il Cenaia di Sena, e possiamo rientrare in studio e andare a vedere come la formazione del Cenaia ha vinto sul campo del Montespertoli. Una vittoria davvero molto, molto larga, nella quale la formazione di Sena ha dimostrato insomma di avere le physique du rôle giuste per poter puntare alle zone nobili della classifica. Una vittoria per 4-1. Quindi insomma davvero una vittoria molto larga con la formazione del Cenaia, che ha saputo mettere in campo davvero grande grinta e determinazione con le reti di Ferretti, di Rossi, poi il gol di Bartolini e Neri. Per quanto riguarda il Montesperto, la rete del bomber Vangi, e questo forse Andrea Labbate è l'unica nota positiva della giornata del Montesperto, lo sbaglio? Sì, credo che questa sia la partita più importante della domenica nel girone A di eccellenza, perché una vittoria così larga a Montespertoli era credo difficilmente pronosticabile, non tanto per il valore del Cenaia che abbiamo detto più volte è sicuramente una delle squadre più forti del campionato e che si giocherà la vittoria del campionato fino alla fine, quanto perché vedere il Montespertoli subire 4 gol credo sia un evento più unico che raro, perché squadra è probabilmente ostica. Una squadra che ha una difesa di altissimo spessore, ha due centrali fortissimi come Trapassi e Calonaci, e quindi vedere la squadra del Montespertoli andare così in difficoltà a livello difensivo credo sia un evento più unico che raro, e quindi questo va a merito indubbiamente della squadra di Nicola Sena, che ha fatto la partita perfetta. Abbiamo visto
anche che nel primo tempo ha sofferto un po' il Montespertoli, perché Montespertoli ha partito bene, la prima mezz'ora l'ha sicuramente giocata meglio la formazione di Gigi Sarti, non trovando il gol ma occupando la metà campo avversaria in maniera abbastanza costante e duratura. Il Cenai ha avuto la bravura e la fortuna di colpire in contropiede di fatto alla prima occasione con Ferretti, e poi è chiaro che gli errori difensivi da parte del Montespertoli sono stati poi decisivi appunto per indirizzare la partita sulla strada cenaiese. Si sono messi d'accordo perché c'è Gianfedele stasera, perché insomma abbiamo visto degli arrosti difensivi non da poco dei portieri. Aggiungo Andrea Cenaia senza Andreotti. Cenaia senza Andreotti, bravo. Che era quello che aveva fatto tutti i gol finora. Anche questo altro errore. Febbricitante. Qui il gol di Vangia. Altro Cenaia che in settimana ha definito l'ingaggio di Francesco Neri, ex giocatore. Che ha subito segnato, ex giocatore di Siena l'Armando Picchi, ex Livorno, ex San Donato Tavarnelle, giocatore che in categoria può spaccare gli equilibri. Allora, presidente Lazzari, intriga questo Cenaia, anche perché Siena, ricordiamo, l'anno scorso è stato l'artefice poi della vittoria del campionato del tutto cuore, poi l'ha vinto Fericano, ma aveva comunque traghettato la squadra da un passo dalla vittoria. Aggiungo anche che Siena poteva essere l'allenatore del Fucecchio, perché c'è stata una quindi piaceva una trattativa abbastanza anche avanzata in giugno, luglio. È uno dei favoriti? Sì, sicuramente sì. Sì. Io vedo Cenaia e Camaiore, ripeto, sulla carta secondo me hanno qualcosa in più queste due squadre. La squadra del Montespertoli come la spieghi? Perché quattro gol con quella difesa insomma è difficile. Non solo la difesa, è veramente una squadra, noi l'affronteremo domenica, non è per mettere le mani avanti, ma è una squadra difficilissima da affrontare, sempre detto anche da avversari, da allenatori, sono non solo a livello difensivo, proprio di squadra. Anche l'anno scorso si sono salvati tranquillamente facendo, mi sembra, nemmeno 30 gol, perché ne hanno subiti pochissimo, quindi meriti ancora di più al Cenaia che ha mandato un messaggio chiaro ai naviganti. Stenta invece questo Mobiliari Ponsacco, che a me intrigava un sacco durante il mercato, e invece fa 1-1 con il Castelnuovo Garfagnana. Vediamo un'immagine anche di questo confronto, una partita nella quale la formazione dei Mobiliari ci ha provato ma non è riuscita poi a superare la formazione appunto del Castelnuovo Garfagnana, che ha segnato un gran gol con Elladui al 45esimo, poi il pareggio di Crecchi per quanto riguarda appunto la formazione dei Mobiliari Ponsacco. Questo dovrebbe essere il gol del vantaggio del Castelnuovo Garfagnana, con Elladui che ha trovato questo siluro incredibile, un vero e proprio golasso come avrebbero detto i commentatori brasiliani, e poi Cricchi andrà a pareggiare poi i Mobiliari Ponsacco. E allora, presidente Lazzari, questo Ponsacco stenta a decollare? Ma stento, ora il Castelnuovo è una buona squadra, si porta dietro comunque un blocco importante dei giocatori che al River Piave hanno fatto bene gli ultimi due anni, quindi insomma non, Ponsacco secondo me è una buona squadra che farà un campionato di media alta classifica, ecco, la però terza un giornata. Gradino sotto le altre. Sì, a quelle due secondo me sì, però ecco. Vediamo anche la partita tra il Perignano e il Certaldo, via le immagini anche di questo confronto, una partita, Andrea Labate, che etichettiamo come, perché il Certaldo vince per 2-1 sul campo di Perignano con i gol di Rossi, Corsi e Zefi. Una delle sorprese della domenica sicuramente, perché era una partita che il Perignano sulla carta avrebbe dovuto sfruttare per prendere il largo nel campionato e cominciare a risalire la classifica, perché del resto l'obiettivo del Perignano è quello di disputare un campionato di prima fascia, ed è anche andato in vantaggio con il gol di Giacomo Rossi, e lì ciononostante il Certaldo, che pure è una squadra che è stata costruita con risorse limitate, che viene da una retrocessione, società segnata anche appunto a livello proprio dirigenziale da un'annata molto complicata, quella di Serie D, e invece è affidata al giovane Corsi, ex secondo di Ramerini, sta disputando un avvio di campionato sicuramente superiore alle attese. Forse tutti noi, io per primo, avevamo un po' sottovalutato l'organico dei Viola, che andare a vincere a Perignano. Questo è tanto il gol del pareggio. Esatto, andare a vincere a Perignano credo che sia una cosa per nulla semplice.
e quindi vincere oltretutto in rimonta dopo essere andati sotto alla fine del primo tempo credo sia un... Questo è Zefi su punizione, tra l'altro fa un bellissimo gol, eh. Eccolo qua, conclusione dritto per dritto, anche qua il portiere insomma non è, io non so che lo sapevano questi portieri domenica scorsa, però Zefi ha trovato il gol della vittoria. Questi sono tre punti che possono dare davvero una bella spinta a una squadra giovane come quella del Certato. E quindi da una neo-retrocessa, un'altra neo-retrocessa, il Real Forte Querceta che vince invece sul campo del Cogliopelli per 2-1, una vittoria con le reti di Turini al 65esimo, poi Baracchini all'89esimo e Micchi al 95esimo per appunto dare la vittoria alla formazione allenata da Cipolli. Allora, come la inquadriamo questa Real Forte Querceta, Presidente Lanzer? Faccio un po' fatica a inquadrarla perché sinceramente non conosco Micchi, conosco qualche giocatore, ma non conosco bene Cipolli perché è stato a Fucecchio 3 anni, quindi so quanto sia tenace, però conosco meno la squadra, quindi non, sinceramente mi esprimo difficilmente perché non... Questa è una partita che ha ribaltato la formazione di Cipolli, visto il vantaggio di Torino con questo per gol, poi arriverà Baracchini e Micchi. Andiamo Abate, è una squadra che possiamo iscrivere in che zona della classifica, tu che fai le griglie? Insomma, il Real Forte Querceta, abbiamo detto, è una delle squadre che forse partita un po' in ritardo nella costruzione della squadra, ha avuto un'estate complicata perché non a caso le retrocessioni, qualche segnale, qualche ferita la lascia sempre, non è il caso di Cenari e Ponsacco in realtà, ma insomma comunque Real Forte Querceta e Certaldo le ferite della retrocessione ce l'avevano fresche anche nel corso dell'estate, quindi ci ha messo un po' la formazione nerazzurra, la società nerazzurra a ricostruire la squadra. Alla fine la squadra l'ha fatta e l'ha fatta anche interessante, è chiaro che farla così in corsa può dare delle complicazioni durante la prima parte della stagione, e complicazioni che invece in questo momento il Real Forte Querceta sembra aver già superato. Sono davvero curioso di sapere quello che potrà fare il Real Forte Querceta, che potrebbe alla fine essere anche una delle sorprese del campionato, perché comunque può anche disputare un campionato di, non dico di vertice, ma sicuramente nella prima metà, perché ha dei giocatori di qualità che possono fare la differenza, qualcuno magari deve ancora in realtà dimostrare tutto il proprio valore, a cominciare magari da Micchi che si attende tutti gli anni e possa fare l'esplosione definitiva, qui comunque è decisivo per il gol della vittoria a Santa Croce. Chiudiamo il quadro con il pareggio del Ponte Bugianese alla Sestese che continua a rimanere in battuta, e poi abbiamo anche a segnalare la vittoria davvero straordinaria del Camaiore che vince per 3-0 con il, sul campo dello Sporting Cecina. Quello è un gran segnale, vincere 3-0 sul campo come quello di Chiaramonti, continua a segnare Cornacchia e Nardi. Chiaramonti che forse avrebbe fatto comodo anche alla Zenit in Serie D, ma questo è un altro tema. Camaiore è qualcosa in più, vero? Sì, secondo me a livello di rosa è la squadra da battere, secondo me sì. Concordi anche tu l'Abate? Sì, l'ho già detto più volte, diciamo le cinque che abbiamo indicato all'inizio dell'anno come le cinque squadre protagoniste, le Versigliesi, Camaiore, Viareggio, le Pisane, Perignano, Cenaia e Ponsacco, fra queste cinque però secondo me il Camaiore per società, per come ci è andata vicino l'anno scorso, perché ha saputo migliorare la squadra nei punti dove era andata a migliorare, l'inserimento di Granaiola, la sostituzione anche Geraci-Chiaramonti, una sostituzione in cui Camaiore obiettivamente non ci ha perso, anzi tutt'altro, quindi insomma rimane sicuramente la squadra che con l'organico completo è quella che io preferisco. Un grande punto interrogativo sarà il mercato di riparazione del Viareggio, che chiaramente punta e ha grosse ambizioni, però mi sembra che non abbia la rosa pronta per poter ancora campionato lungo, sì, certo, insomma, ci può essere sicuramente delle variazioni in corso d'opera. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo obblighi pubblicitari, qualche attimo e poi parliamo del girone B. Anche qui i portieri saranno stati protagonisti in positivo e in negativo, lo scopriremo tra qualche minuto. Pubblicità.
ripartiamo, è il momento dell'eccellenza, girone B con la nostra Jessica che ci dà risultati e classifica. Africo Sinalunghese 1-1, è finita 1-1 anche tra Antella e Rondinella Marzocco, Castiglionese Asta 1-2, Colligiana che vince 2-0 contro la Nuova Foiano, Fortis Juventus Baldaccio Bruni 2-0, Lastrigiana Grassina 0-4, Scandicci Lanciotto 2-0 e Valentino Mazzolo che vince 3-1 contro il Signa. A capo della classifica con 7 punti Valentino Mazzola e Asta, seguono con 6 punti Colligiana e Signa, chiudono invece la classifica con 2 punti Antella, Baldaccio Bruni e Lanciotto Campi, un punto invece per Sinalunghese e Nuova Foiano. Comanda la provincia di Siena, Valentino Mazzola e Sporting Asta, subito dietro la Colligiana e il Signa e poi a 5 punti abbiamo anche lo Scandicci insieme all'Africa, una classifica ancora tutta da decifrare. Allora io comincerei con il nostro Andrea Labate che ci racconta la vittoria dello Scandicci contro il Lanciotto, una vittoria per 2-0, vittoria meritata? Vittoria meritata da parte dello Scandicci, era una partita in cui entrambe le squadre arrivavano da 2-0-0 consecutivi nelle prime due giornate di campionato, dimostrando quindi solidità difensiva ma ancora non i giusti automatismi in fase offensiva. Ci ha messo un po' lo Scandicci in realtà per trovare gli automatismi giusti anche nella partita di ieri, ma alla fine sicuramente ha creato di più rispetto al Lanciotto. Va detto che però il Lanciotto nel finale ha reagito bene al doppio all'1-2 dello Scandicci, ha rischiato seriamente più volte di segnare il gol del 2-1 che avrebbe potuto riaprire la partita, quindi comunque credo che sia un Lanciotto che possa uscire soddisfatto dalla partita, ancora di più chiaramente esce soddisfatto lo Scandicci perché non solo ritrova i 3 punti ma soprattutto ritrova nel gol Niccolò Del Pela che non aveva ancora segnato quest'anno. Andiamo quindi a San Casciano a vedere cosa è successo, poi coinvolgiamo ovviamente anche il portierone dello Scandicci, Giona Fedele. Si gioca ovviamente a San Casciano Val di Pesa perché come sapete quest'anno è la casa dello Scandicci. Scandicci che nel primo tempo spinge con una certa costanza, prova la conclusione da fuori con Dodaro, poi c'è un buon momento centrale nella partita da parte del Lanciotto che si fa vedere in diverse occasioni, soprattutto con questa posizione di Afelba su cui è molto bravo Giona ad allungarsi sulla propria sinistra a mettere in calcio d'angolo. Un buon primo tempo da parte di Afelba che sicuramente fra le linee ha messo un po' in difficoltà lo Scandicci, poi ci prova Del Pela che comincia ad aggiustare la mira con questo bel colpo di testa, l'ottima risposta dell'ex Masini, poi ci prova da fuori Gasparini con questa conclusione un minuto dopo sugli sviluppi dell'angolo susseguente, ancora bravo il portiere del Lanciotto a respingere. Siamo nel secondo tempo la pressione dello Scandicci col passare dei minuti aumenta, subito un'occasione con Tommaso Del Pela che serve, prova a servire il fratello Nicola ma esce molto bene e Masini, poi gli ricambia il favore Nicolò che serve Tommaso Del Pela viene stretto tra due difensori del Lanciotto, effetto sandwich, rigore ed è il primo gol in campionato per il bomber Niccolò Del Pela che batte Masini angolando la conclusione. E passano pochi istanti, il Lanciotto sbanda un po' sulla la spinta dello Scandicci che si fa pericolosa ancora su questa azione sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi poco dopo, circa 6 minuti dopo il gol del vantaggio, arriva il gol del 2-0 con l'errore di Gonfiantini che lancia di fatto senza volere Niccolò Del Pela che solo davanti al portiere lo salta e poi segna a porta vuota per il gol del 2-0 dello Scandicci che sembra chiudere i conti perché in quel momento il Lanciotto sembrava scosso. Invece alcuni cambi di Andrea Lampredi portano il Lanciotto a reagire con questa bella traversa colpita da Cecchi, qui sicuramente Fedele non ci sarebbe arrivato, poi ancora il Lanciotto con il colpo di testa di Amerighi a palla che sorvola la traversa e il Lanciotto vicino al gol del 2-1, ancora poi Galli ci prova da fuori, qui è costretto alla parata, ancora il portiere dello Scandicci Fedele mette in calcio d'angolo, quindi un Lanciotto vivo e pimpante a cercare, meritava probabilmente anche il gol del 2-1. Nel finale Del Pela spreca l'occasione per la tripletta personale con questa conclusione sballata alta sopra la traversa, finisce 2-0 e festa per lo Scandicci. Lanciotto che esce un po' arrabbiato ma secondo me con delle certezze in più dopo questa partita. Giona Fedele, volete vincere questo campionato? Per farlo dovete? Ma sicuramente l'obiettivo della società è quello di fare una grande stagione, è stata allestita una rosa di livello con numerosi giocatori, quindi
c'è tutto per provare a far bene sia in campionato che in coppa, e per vincere il campionato che dobbiamo fare? C'è da mettere dietro tutte le altre, ci sono 4-5 squadre ottime sicuramente, e ancora è presto, è inutile guardare la classifica adesso, sono passate 3 giornate, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Domenica ci siamo sbloccati, abbiamo fatto la prima vittoria in campionato dopo aver passato anche il turno di Coppa mercoledì, e sicuramente la strada è quella giusta, dobbiamo mantenere questa solidità dietro, anche se qualcosa, come diceva Andrea, abbiamo concesso nel finale di partita, dobbiamo migliorare su questo aspetto, e poi davanti sono sicuro che era questione di tempo, i gol arriveranno, perché cioè, ci sono tutte le componenti per far bene. Ecco. Uno Scandicci che quindi batte il Lanciotto per 2-0, andiamo a scegliere adesso i migliori in campo di questa gara, vediamo chi ha individuato il nostro Andrea Labbate, via! Migliore in campo è Nicolò Del Pela, perché con i suoi 2 gol risolve la partita, ma soprattutto ritrova appunto la via della rete, lui che stava un po' soffrendo in questo avvio di stagione per non aver ancora segnato, abituato a segnare più di 20 gol nelle ultime 2 stagioni, quindi soffriva un po' questa mancanza del gol, l'ha ritrovata e insomma adesso non lo ferma più nessuno, sono convinto. Importante sbloccarsi per un attaccante, sì. Penso gioca che sicuramente sia più tranquillo, più sereno. Importantissimo, fondamentale. Presidente Lazzari, lo Scandicci è grande favorito per la vittoria finale? Credo di sì, conosco meno poco il girone, sono ormai 8 anni facciamo il girone A, però insomma, vedendo la rosa penso proprio che hanno tutto, come diceva Giona, tutte le carte in regola per vincerla, dai. Gianna Fedele sa come si fa, perché insomma hai vinto tanti campionati, insomma la Serie D spesso l'hai raggiunta, e allora questa squadra ti sembra abbia una rosa attrezzata per fare un percorso di questo tipo, oppure manca qualcosa? No, sicuramente la squadra è attrezzata, perché abbiamo una rosa lunga di 20-22 giocatori, abbiamo bene o male i doppioni in tutti i ruoli, quindi possiamo riuscire a sopperire anche alle eventuali assenze in caso di squalifiche e di infortuni, come sicuramente capiteranno durante l'anno, e secondo me la squadra è competitiva in tutti i ruoli. Tu spesso nelle tue dimostrazione proprio di questo che ha detto Giona, scusa se ti interrompo Massimiliano, è anche la partita di ieri, perché ieri mancava Fasciana, mancava Menini, mancava Sinisgallo, mancava Mannati, mancava Guidelli, insomma 5 giocatori che teoricamente sarebbero titolari un po' in tutte le squadre, certo, di eccellenza. Ecco, l'altra considerazione, dicevo, ho sentito spesso da Fedele dire sì, puntiamo al campionato e alla Coppa, quindi anche la Coppa può essere una strada verso la Serie D? Ma sicuramente può esserlo, perché un posto lo dà anche la Coppa, no? un percorso lunghissimo, sono 5 turni regionali più 4 nazionali, però anche solo vincere la Coppa, al di là della promozione che ti dà la fase nazionale, io ho vinto l'anno scorso per la prima volta ed è una grandissima soddisfazione, al di là della promozione o meno, assolutamente, nella categoria superiore, quindi poi noi dobbiamo provare a vincere tutte le partite, quindi sicuramente dobbiamo puntare anche alla Coppa. Sentiamo l'intervista con l'allenatore dello Scandicci, Claudio Ventrice, via. Fine i valori siano usciti, abbiamo un po' sofferto nel finale, però era alla fine normale, venivamo comunque da una partita infrasettimanale in cui non ho potuto fare nemmeno tanto turnover alla fine, perché in questo momento abbiamo qualche problemino, dobbiamo metterci un po' a posto, sfrutteremo la settimana intera per andare a affrontare al meglio la prossima partita, però siamo contenti di questo risultato sicuramente. Ecco, vado un po' a cercare il pelo nell'uovo, l'ha accennato un po' lei nel finale, un po' di sofferenza, ben 3 occasioni per il Lanciotto per rientrare in partita. Sì,
È vero, non possiamo in casa nostra concedere tre palle gol in questa maniera negli ultimi minuti, perché rischiamo di aprire una partita che sinceramente era in totale controllo nostro. Questa è l'analisi di Claudio Ventrice, Jessica, SMS da casa, vai. Con il supporto degli Onda Blues lo Scandicci non si ferma. E questo chiaramente è un riferimento ai tifosi più caldi dello Scandicci, sempre più presenti. No, anche in eccellenza Girone B ci sono tante squadre che hanno tifoseria al seguito, c'è Grassina, l'Antella, il Signa, la Fortis, ora lo Scandicci, anche perché anche ieri erano presenti con striscioni e bandiere. È bello rivedere questo attaccamento, radicamento. Torna il calcio di campanile. Sì. Per 95 minuti, tamburi, è una bella atmosfera. Andiamo a sentire adesso il vice allenatore del Lanciotto, Enrico Marchi, che fa l'analisi su questa sconfitta del Lanciotto, dove c'è anche qualcosa di buono però, sentiamolo. Sconfitta per il Lanciotto, una sofferenza di fronte alla pressione dello Scandicci, ma un buon finale di partita del Lanciotto che poteva forse anche riaprire la partita. Sicuramente, anche se il primo tempo una sofferenza dovuta con uno squadrone, ma grosse occasioni da gol non le ho viste. Abbiamo fatto una buona prestazione, due infortuni, di cui il secondo gol, quando vedrete le riprese, c'è un fallo nettissimo sul difensore, Guardalini continua a farlo giocare. Due ingenuità in due minuti, la reazione c'è stata e noi, tanto il nostro obiettivo è salvarsi e andiamo avanti. Ecco, a cercare un po' il pelo nell'uovo, tre partite di campionato, ancora zero gol fatti, il problema del Lanciotto è soprattutto davanti. È un problema, non segniamo, oggi abbiamo avuto diverse occasioni, speriamo che domenica sia la volta buona. Allora, Labate, tu eri presente a San Casciano, le valutazioni del vice allenatore del Lanciotto che dice sul secondo gol c'è un fallo, l'hai visto? No, io onestamente ho fatto la telecronaca e l'irregolarità presunta dei giocatori dello Scandicci sul giocatore del Lanciotto onestamente non l'ho vista, può darsi anche mi sia sfuggito, però io onestamente proviamo a rivederla visto. Se il nostro Messi in regia ci fa rivedere il secondo gol, quindi l'errore di Gonfiantini, penso sì. Facesse riferimento il vice allenatore, questo sì. Questo è il fallo da rigore, il vantaggio dell'1-0. Beh, su questo fallo mi sembra non ci siano dubbi sulla concessione del calcio di rigore. Sì, poi c'è un'altra occasione e poi dopo arriva il gol del 2-0. Sì, rivediamolo per onestà intellettuale, per così almeno vediamo se abbiamo la possibilità di rivederla. Qui lo Scandicci ha reclamato un calcio di rigore per un tocco con la mano di un difensore, si è alzata tutta la Ecco panchina. Qua, questo è il momento, vediamo. Io onestamente qui falli. Allora, fermiamoci un attimo, innocenti, torniamo indietro. O è ancora precedente. Torniamo indietro. Allora, vediamo. Qua è quando comincia l'azione. Allora, vediamo. Se poi è prima di qui. Se prima di qui, allora beh. Qui sinceramente. Io onestamente non vedo falli, ripeto. No, niente. Poi, ripeto, queste sono le immagini che abbiamo. Tra l'altro potete rivedere tutta la partita integrale. Domani sera alle 21. Quindi potete togliervi la possibilità di rivedere queste azioni. Jessica, c'è ancora qualcosa? Dimmi. C'è un messaggio. Giona, portierone fenomenale, lo seguo dai tempi del Maliseti. Manuele da Montemurlo. Senti, Manuele da Montemurlo che ti ricorda il Maliseti, ci vedi che ha giocato in tante squadre, Giona Fedele. Andiamoci a vedere adesso l'Antella. 25 anni fa. Vabbè, ma eri proprio all'inizio della tua carriera. Vediamo l'Antella con la rondinella, altre immagini della nostra sintesi, un'altra partita interessante con l'Antella contro questa rondinella. Finisce 1-1 con i gol di Polo e di Fanetti, quindi è un risultato che secondo me arride parecchio all'Antella più che alla rondinella, l'Abate che non riesce proprio a decollare. Sì, sicuramente credo che la società allenata da Francini sicuramente esca più soddisfatta del punto rispetto alla rondinella, che non sta vivendo, diciamo, l'avvio di stagione che forse la società si aspettava, perché in campionato ancora non è riuscita a fare la voce grossa, che è uscita in Coppa, come diceva prima Giona, in Coppa Italia appunto contro lo Scandicci, sia pure ai calci di rigore, e quindi sicuramente un avvio di stagione ancora non un po' sottotono da parte della squadra di Gutili, e domenica prossima non a caso ci sarà Scandicci e Rondinella Scandicci appunto, quindi sarà un match credo
credo chiave soprattutto per la squadra biancorossa. Ecco, questo è il pareggio, tra l'altro, di Fanetti, che proprio l'ultimo è arrivato nella squadra antellina, ex giocatore di Fogliano e Sinalunghese, difensore mancino o centrale all'occorrenza, che ha bagnato il suo debutto in maglia bianco-blu con il gol pesantissimo dell'1-1. E quindi il pareggio 1-1, poi ci proverà la Rondinella con l'Antella, che comunque porta a casa un punto importante per il suo percorso di crescita. Possiamo rientrare in studio e andarci a vedere un'altra partita che sicuramente ha evidenziato la crescita del Grassina, che vince 4-0 alla Strassigna. La Bari, che succede? Peccato che succede alla Lastrigiana, che ha subito 3 gol all'Africo domenica scorsa, e qui se guardate i gol, su 4 gol molti sono dei veri e propri regali della retroguardia biancorossa, ieri in campo in maglia azzurra per doveri di ospitalità. Dini, Parrini, autore di una doppietta, e ancora Dini, quindi 2 doppiette, Dini e Parrini, che quindi cosa non scioglie. Evidenzia qualche difficoltà, qualche mancanza di serenità, di tranquillità del reparto difensivo della Lastrigiana, che l'anno scorso è stato uno dei punti di forza, uno dei motivi anche con i quali la Lastrigiana è riuscita a conquistare la permanenza in categoria dopo un'annata di sofferenza, evidenziando magari qualche problema in zona gol, ma che dava sempre grande dimostrazione di solidità difensiva, cosa che in questo avvio di campionato non trovava. Prima c'era l'assenza di Borselli per squalifica, che giusto appunto ieri è rientrato dopo averla scontata, quindi non c'è neanche più questa motivazione delle difficoltà difensive della formazione. Mi sembra una squadra scarica di testa, perché adesso vediamo la terza rete della formazione. Vedete, anche qui c'è un errore evidente della retroguardia. Guardate la quarta rete è proprio sintomatica di una squadra che ha problemi, secondo me, di natura psicologica, perché non si può prendere un gol così. Vabbè, il 4-0 conta poco, ma guardate, rilancio lungo, adesso guardate la frittata dei due difensori. Io quando l'ho visto nel montarlo dico: ma come si fa? Cioè, questo è il gol. No, su 4 gol, 3 sono evidenti errori della difesa. Quindi da un lato diciamo quello che è, come dire, confortante per la Lastrigiana è che se si lavora su questi errori e non si commettono questi errori è più difficile per gli avversari. Però fa anche pensare che evidentemente qualche problema di tranquillità, di serenità da parte dei giocatori della Lastrigiana in questo momento ci sia. Insomma, quindi Gambadori e Grani dovranno lavorare molto sulla testa dei ragazzi per cercare di superare questo momento di difficoltà, cercare di non farsi magari coinvolgere subito nella zona bassa di classifica, perché la classifica poi fa veloce ad allungarsi. Serve, se sei laggiù in fondo poi uscire diventa più complicato. A livello psicologico una scossa, un cambiamento, perché la squadra non può prendere 4 gol in casa così. Adesso faccio arrabbiare l'abate, presidente, che faccio una battuta che a lui non piace. Se una squadra che si chiama Asta deve alzare l'asticella, vediamo come va a vincere sul campo della Castiglionese. Questa è una vittoria importante di questa squadra, che mi sembra costruita bene, costruita bene, e andare a vincere sul campo della Castiglionese non è assolutamente cosa facile. Camarà, poi Discepolo e Berneschi i marcatori di questa gara, che comunque è stata particolarmente spigolosa e incerta. Io credo che l'Asta sia una squadra che negli 11 può dar fastidio a tanti, è una squadra che ha qualità difensiva con due centrali importanti come Manganelli e De Vitis, davanti a giocatori di qualità, uno su tutto che a me piace moltissimo che è Discepolo, che è un giocatore che in categoria può sicuramente creare spesso la superiorità numerica e trova anche il gol. È chiaro che magari non ha la profondità di rosa di altre squadre, quindi magari alla lunga è difficile che possa rimanere. Questo è un campo difficile, però vincere a Castiglion Fiorentino contro una squadra peraltro che aveva cominciato bene la stagione con un Doka che era già scatenato, che quindi non era assolutamente semplice, e è una vittoria molto importante. Insomma, sotto i dirigenti senesi hanno la speranza e il sogno di poter disputare un campionato di vertice, quantomeno in. Ora, anche se vede annullare un gol così l'abate, si arrabbia un pochettino. Insomma, avevi fatto un gran gol obiettivamente, e quindi insomma sotto i dirigenti senesi hanno la voglia e la speranza di disputare un campionato da protagonisti, e credo che abbia davvero tutte le qualità la squadra per poterlo fare, specialmente se ha diciamo la fortuna di avere pochi infortuni e poche squalifiche. Come detto, non avendo una grande profondità di rosa può comunque disputare un campionato in cui magari anche lo stesso Giona ce lo può testimoniare, visto che
che ci ha giocato domenica scorsa a Taverne d'Arbia contro, è una squadra difficile da affrontare perché ha comunque dei giocatori di qualità. Allora, Giona Fedele, chi sono gli avversari più temibili dello Scandicci? Ma sulla carta ti potrei dire il Valentino Mazzola, il Signa sicuramente, che ormai sono anni che è sempre nelle prime posizioni, lo stesso Asta, come diceva Andrea, o chi ha la Rondinella, sicuramente sulla carta ha una buona forma, ma tutti gli anni ci sono sempre delle sorprese, quindi non penso che ci si possa limitare a queste 4-5 squadre, ecco. E ci può essere delle sorprese anche dalle squadre fiorentine, dalle neopromosse, quindi sicuramente è un campionato equilibrato. E adesso andiamo a vedere quella che secondo me è stata la partita più importante della giornata, la vittoria Valentino Mazzola contro il Signa, che poi di fatto era il big match della giornata, via alle immagini anche di questo confronto, con il Valentino Mazzola che ha mandato un messaggio chiaro a tutti i naviganti: noi ci siamo, con il Signa che sicuramente non è stata nella miglior giornata. Una partita che ha visto i gol di Tafly, grande giocatore, l'ex compagno di Giona Fedele alla Terranova Traiana, e poi il gol di Nocentini che aveva riabilitato il Signa. Bonecchi e Borri hanno di fatto affossato la formazione di Scardigli. Signa che doveva fare a meno di Tempesti, infortunato, qui c'è stato l'esordio del nuovo acquisto Petronelli, ex Livorno e Prato. Però insomma, Valentino Mazzola ha dato un messaggio chiaro al campionato, ci siamo anche noi. Sicuramente lo si sapeva, non è una sorpresa da questo punto di vista. È chiaro che nella valutazione della partita molto positiva da parte di Valentino Mazzola pesa l'assenza di Lorenzo Tempesti, perché soprattutto in fase offensiva la presenza o meno di Lorenzo Tempesti nell'attacco del Signa cambia e di molto la cifra tecnica della squadra a livello complessivo. È probabilmente insieme a Del Pela il miglior centravanti della categoria. È chiaro che il Signa rispetto allo Scandicci c'ha un po' meno profondità di rosa. L'arrivo di Petronelli è stato proprio anche, come dire, decisivo proprio per questo, per cercare di dare più scelta anche in fase offensiva a mister Scardigli. E è chiaro che però sostituire un giocatore come Lorenzo Tempesti credo sia impossibile per qualsiasi squadra di eccellenza, perché è un giocatore, Petronelli è un giocatore che potenzialmente può fare molto bene, anche lui però è chiamato al salto di qualità, alla dimostrazione, alla consacrazione, perché viene da anni in cui la Serie D è vero l'ha giocata, ma ha sempre giocato anche poco, raramente da titolare, quindi deve fare un po' anche lui il salto di qualità e diventare un giocatore vero e dimostrare di poter fare la differenza. Credo che Assigna abbia sicuramente un'occasione perfetta per farlo, perché giocare accanto a Lorenzo Tempesti sicuramente è un grande vantaggio in una squadra forte che ha un centrocampo particolarmente forte, quindi sicuramente questo può essere l'anno della definitiva esplosione di Petronelli, e quello che del resto si augura il direttore sportivo Alessio Peonunziati, che ha siglato appunto questo colpo di mercato proprio nei giorni precedenti la partita di Mazzola. Giona Fedele, se ti dico Colligiana cosa mi rispondi? Intanto noi vediamo i due gol che hanno consentito alla formazione di Colle Valdelsa di battere il Foiano per 2-0 con le segnature di Corcione e Baccani, ma questa è una squadra difficilmente inquadrabile. Sì, anche Colligiano e Foiano prima non le ho nominate, ma sono due squadre interessanti. Foiano si è pareggiato alla prima partita, ci hanno messo molto in difficoltà. La Colligiana ha cambiato tanto, però sicuramente è una società che è da anni che fa sempre bene in eccellenza, e quindi potrà far bene anche quest'anno, dai. Ecco qua che stiamo vedendo le immagini di questo confronto con la Colligiana, che mi sembra di settimana in settimana stia trovando maggiori automatismi. Ma possiamo un po' paragonare a Real Forte Querceta in quell'altro girone, no? È una squadra che ha cambiato tanto. Qua il camera ci fa venire il mal di mare, questo è un altro tema. Che ha cambiato tanto e che magari ancora a livello proprio di organico difficilmente riesce magari a inquadrarla e a dargli un ruolo preciso all'interno del girone, ma che ha sicuramente giocatori di qualità, quindi ci si può aspettare un po' di tutto dalla Colligiana, che vinca una partita che magari perde la domenica dopo. Delude invece il Foiano. Foiano sicuramente è probabilmente la mia delusione in questo avvio di campionato, perché nelle prime tre partite
partita ha conquistato un solo punto, ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra allenata da Argilli, che comunque ha giocatori importanti di qualità. È vero che non ha avuto a disposizione Adami, che è il punto di riferimento dell'attacco della Valdichiana, però questo, insomma, credo che il Fogliano possa e debba fare qualcosa di più. Adesso andiamo al campionato di promozione, cominciamo con il girone A con la nostra Jessica, pronta a leggerci i risultati e classifica, vai. Casalguidi San Marco Avenza 0-1, Firenze Ovest Lampo Meridien 0-2, 1-1 tra Forte dei Marmi e Real Cerretese, Monsummano Larcianese 1-2, Lunigiana Montecatini 3-0, Pietrasanta San Giuliano 0-2, 1-1 tra Urbino Taccola e Marginone, Viaccia Cubino 1-2. Amici di Labate in testa alla classifica a punteggio pieno. Esatto, seguono invece con 6 punti San Giuliano, San Marco Avenza, Lampo Meridien, chiudono invece con un punto Forte dei Marmi e Monsummano, 0 punti invece per Viaccia e meno 1 per Lunigiana Pontremolese. Si è già ripresa la prima, che è partita meno 10, è già lì. Cubino è una squadra amica di Labate, presidente Lazzari, è un bar di Firenze, è stata costituita questa squadra, dico bene Labate? Sì, è stata una squadra costruita dalla terza categoria, con il nome dovuto alla bevanda che i giocatori della squadra amavano bere, che è il Cuba Libre, da lì si è chiamata la squadra appunto Cubino e ha scalato le categorie dalla terza categoria fino alla promozione, gioca alla Penta di Campo di Marte, che è la casa dell'Africo di fatto, insomma. Ed è una squadra che è alla prima esperienza in categoria, come tutte le neopromosse quest'anno in promozione, abbiamo già avuto modo di dire, tutte le neopromosse sono alla prima esperienza in categoria e Cubino è lassù per giocarsi qualcosa di importante, non credo che possa magari lottare per vincere il campionato, cosa che invece credo che farà il San Giuliano, che stiamo vedendo qui vincere il big match contro il Pietrasanta, perché San Giuliano è una squadra veramente forte. I gol di questa gara, Ghelardone e Niccolai, diamo al Cubino quello che è del Cubino, vince a Montemurlo contro il Viaccia, che è sempre a 0 punti per 2-1 con i gol di Conti, Bussotti e la rete del Viaccia realizzata dall'eterno Picchianti. Però qua fa rumore la vittoria del Lampo Meridien sul campo del Firenze Ovest, Labate 2-0, Notarelli e Pirrone, e questa sicuramente è la notizia del giorno. Beh, il Firenze Ovest fa un netto passo indietro rispetto all'inizio del campionato, aveva cominciato bene battendo la Larcianese nella prima di campionato, poi domenica ha perso a Marginone e questa era una partita in cui si doveva capire un po' il Firenze Ovest se era carne o pesce, e invece ha giocato male la formazione rosso-blu e la vittoria del Lampo Meridien è meritato. Lampo Meridien è una di quelle squadre che sicuramente sarà nella parte alta della classifica, è difficile però decidere ancora e dare delle indicazioni precise di questo girone, perché ci sono tante squadre forti, due sono queste qui che vediamo in questo momento, sicuramente Pietrasanta e San Giuliano, poi direi San Marco Avenza, che in settimana ha firmato Tito Maravese, che è un giocatore che in eccellenza fa la differenza, quindi figuriamoci in promozione, anche se veniva da un anno non positivo a Colle, e poi c'è la Lunigiana Pontremolese, che è squadra molto forte, che viene con questa penalizzazione di 10 punti già quasi azzerata dopo 3 giornate, tra l'altro c'è il ricorso da parte della società Carrarina per cercare di avere uno sconto su quei 10 punti nel caso in cui succedesse, ecco che di colpo la formazione allenata da Verdi, che ha la prima esperienza, l'ex difensore centrale, ex anche Camaiore, ha la prima esperienza da allenatore e subito si ritroverebbe fra le big del campionato. Labate dice Maravese e Maravese decide la vittoria del San Marco Avenza sul campo del Casalguidi, perché alla fine segna sempre gli stessi. Esatto. Andiamo al girone B del campionato di promozione con la nostra Jessica, pronta, vai! Atletico Maremma, Armando Picchi 1-0, Atletico Piombino Belvedere 0-3, Castelfiorentino Colli Marittimi 4-1, Centro Storico Le Boschi San Miniato 3-1, 0-0 tra Geotermica e Saline, 1-1 tra Massa Valpiana e Cerbaia, Montelupo Invicta Sauro 1-0, San Miniato Basso che vince 3-0 contro la Ginestra Fiorentina. In testa la classifica con 7 punti Belvedere e Centro Storico Le Boschi, segue con un punto l'Atletico Maremma, a chiudere invece con 2 punti San Miniato e Atletico Piombino, un punto invece per Invicta Sauro e Armando Picchi.
Allora, visto che c'è centro lo storico Le Boschi in testa alla classifica, vediamoci le immagini appunto della formazione fiorentina che ha battuto il San Miniato con il risultato di 3-1, con la doppietta di Calbi, le reti di Giuntoli e Borgioli. È un campionato ancora molto molto equilibrato, mi sembra, ma anche un padrone a questo girone, no? Si candida a esserlo il Belvedere, che è sicuramente la squadra forse che ha speso un po' di più, che ha organizzato la squadra in maniera più importante per cercare di salire di categoria. Dietro il Belvedere non c'è una vera rivale. Ma guardate il pubblico delle Boschi alla trave, cioè è incredibile. Stanno costruendo, sono arrivati anche i moduli per costruire la tribuna nuova, verrà costruita nel corso dei prossimi mesi la tribuna per ospitare la tifoseria del centro storico Le Boschi. La società si sta organizzando, fra l'altro faccio una piccola parentesi non tecnica per così dire, si sta organizzando proprio per la qualificazione dell'impianto con bar e quant'altro perché possa ospitare la tifoseria delle Boschi, che è già stata chiamata dalla società alla trasferta. Domenica prossima si recheranno a Grosseto contro l'Invicta Sauro per dare continuità ai risultati positivi. Ci credono assolutamente, e non potrebbe essere altrimenti, perché una tifoseria del genere così appassionata, così numerosa, guardate che spettacolo. Insomma, noi abbiamo avuto l'esempio nella finale di Coppa Italia di promozione, ce l'abbiamo ancora negli occhi, con 2000 persone allo stadio, di cui più di 1000 a tifare Le Boschi, quindi insomma queste sono sicuramente belle. La cosa bella è che dopo tanto peregrinare da parte della società grigionera finalmente è stata trovata una casa definitiva, che è appunto l'impianto della Trave, dove una volta giocava prima la scuola calcio Desolati e poi il settore giovanile della Fiorentina. Finalmente è stata data appunto, dicevo, una casa a una società che se lo merita, perché ha lavorato molto bene, fra l'altro squadra femminile, squadra di scuola calcio importante, quindi insomma tutta è stata una crescita costante da parte delle Boschi negli ultimi anni, e adesso ci vuole davvero la ciliegina sulla torta della tribuna che possa ospitare che sia capiente per ospitare appunto la tifoseria grigionera, che davvero si ha, come dire, lo merita. E alla squadra in questo momento è partita molto bene in campionato, 7 punti nelle prime 3 partite, adesso vedremo anche il gol che dà la vittoria contro il San Miniato Romaiano e che lancia appunto la formazione delle Boschi a pari punti con il Belvedere, che ripeto a livello di organico è sicuramente la squadra più forte sulla carta del girone B di promozione. Ci crede molto anche il Castelfiorentino, che è rimasto un po' attardato, ma sicuramente è una squadra che può fare bene in questo campionato, così come il Saline o il Colli Marittimi. Sono due squadre che a me mi piacciono per come sono state costruite, e quindi sicuramente potranno recitare un ruolo di primo piano anche se non sono partite benissimo. Questo è il bel gol su punizione della vittoria del 2-1. E questo è sotto la curva, che è tanta roba. Bene, andiamo al girone C che chiudiamo. Abbiamo anche una notizia proprio fresca, ce la dà il nostro Labate, perché prima le notizie passano da lui, no? C'era il vecchio refrain, vai con i risultati. Di Comano Fiesole 2-1, 0-0 tra Casentino e Alberoro, Chiantigiana che vince 1-0 contro il Luco, Montagnano che vince 1-0 contro il Marino Mercato Subbiano, 1-0 anche tra Pienza e Torrita, Pontassieve Audax Rupina 0-1, San Piero Sieve Sansovino 1-0 e 0-0 tra Viscomaggio e Settignanese. Comandano la classifica con 7 punti Montagnano, Casentino e San Piero Sieve, 5 punti invece per Alberoro, Audax Rufina e Pienza. A chiudere con 2 punti Marino Mercato Subbiano, Pontassieve e Settignanese, 0 punti invece per Torrita. Allora, intanto vediamoci il gol della capolista, il Montagnano, il gol di Torsoni che fa fuori il Marino Mercato Subbiano, lo vediamo subito perché poi andiamo chiaramente a raccontare quella che è la notizia del giorno. Questo è il gol realizzato da Torsoni, gran gol, non gioca il tuo amico Svarusk perché ancora è sui barulli, vero? No, insomma, comunque in settimana innanzitutto è attesa la decisione del giudice sportivo sul discorso appunto del ricorso del Luco nella prima partita, quella che vinse il Montagnano 4-1 e che prevedibilmente potrebbe essere ribaltato per un 3-0 a favore della formazione mugellana. Quindi è fuori Faruzzo? No, ora è già tesserato, è già da domenica scorsa, ha giocato questa domenica e la domenica prima, perché la ratifica del tesseramento è arrivato il lunedì successivo alla partita con il Luco, quindi dalla domenica dopo. Veniamo alla notizia del giorno. La notizia del giorno
giorno e l'esonero da parte della Sansovino, che è stata sconfitta a San Piero, la seconda sconfitta consecutiva di Enrico Testini, allenatore che c'era già anche l'anno scorso alla guida degli Arancioblè. Al suo posto manca l'ufficialità, ma insomma tutto fa pensare che il nuovo allenatore della Sansovino sarà Giacomo Chini, ex allenatore della Fortis Juventus e della Collegiana. Allora, prima di chiudere, visto che è stato un amico di TV Prato, abbiamo fatto insieme la Notte delle Stelle per 3 edizioni, poi fondamentalmente tutti noi di questa generazione abbiamo cominciato a scrivere con Calcio Più, e quindi credo Andrea Labbate, tu che gli sei stato anche molto vicino, sia doveroso un ricordo di Alessio Facchini. Sì, sicuramente. Io ho conosciuto Alessio nel 91, quando ho cominciato a scrivere su Calcio Più, avevo appena 18 anni e è stato, diciamo, il mio direttore per 20 anni e più, proprio a Calcio Più, dove ho svolto praticamente tutta la trafila fino ad arrivare ad essere caporedattore del settore dilettanti. E devo dire che al di là della capacità di farti lavorare, di darti carta bianca che aveva Alessio Facchini, quello che mi ha trasmesso e che tutta mi ha insegnato è sicuramente la grande passione per il calcio dilettanti, e quella me l'ha trasmessa e mi è rimasta, ce l'ho tuttora, mi guida nelle scelte che faccio ora, e voglio pensare che sia stato soprattutto Alessio Facchini a regalarmi questa grande passione per il calcio dilettantistico, soprattutto ma anche giovanile, grazie all'esperienza a Calcio Più. E lo ricordiamo tutti quelli che sono passati da Calcio Più e che nella settimana ci siamo recati tutti ovviamente all'ultimo saluto per Alessio, ci siamo ritrovati con tanti ragazzi che sono passati da Calcio Più, ragazzi che hanno fatto anche carriera importante e che lavorano anche per testate nazionali, e questo è bello perché se è stata anche una palestra di giornalismo Calcio Più per tanti noi, e quindi lo sicuramente ricordiamo e ricorderò Alessio sempre, lo porterò nel cuore, perché se sono quello che sono ora credo che una buona parte del merito ce l'abbia anche Alessio, quindi ti saluto davvero con il cuore. E qui lo vediamo nelle immagini, quando con noi alla Notte delle Stelle abbiamo raccontato e premiato i grandi protagonisti del calcio dilettanti. Grazie al nostro Andrea Labbate. Grazie a voi. Grazie in bocca al lupo a Giona Fedele. Grazie mille a voi. Grazie in bocca al lupo al presidente del Fucecchio Lazzari. Ringrazio la nostra Jessica. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Assolutamente, ci vediamo lunedì prossimo per un'altra puntata del Gioco è Fatto, con un grande saluto dall'assù al maestro Alessio Facchini. Alla prossima, ciao, buona serata. In collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano.